Ottima la prima di Fabio Montani sulla panchina della Vastese dopo 189 giorni, l'ultima vittoria che arrivò infatti l'8 aprile dello scorso anno con il 2-1 di Castelfidardo. I biancorossi riassaporano il gusto dolcissimo del successo sbancando per 3-1 il Pacifico Carotti di Iesi. Dopo che erano arrivati nelle ultime 10 giornate 6 KO e 4 pareggi, il tecnico abruzzese manda in campo la squadra con il 4-3-3 lasciando in panchina Napolano e confermando Giampaolo. I marchigiani rispondono con lo stesso modulo e con Pierandrei punta centrale. Prima emozione al sesto con Stivaletta che dai 30 metri chiama il portiere David alla parata in due tempi. Si muove bene la squadra del presidente Bolami che si rivede al 18° con una conclusione fuori misura di Giampaolo. Al 20° la risposta locale affidata a Bordo che sugli sviluppi di una punizione alza sopra la traversa. Al 25° ancora sul calcio piazzato di Bordo, parata a terra del portiere Morelli che si infortuna e dopo 2 minuti riesce a riprendere la gara. Il campo allentato per la pioggia non agevola il gioco delle due formazioni che si affrontano però a viso aperto. I locali si rivedono poi al 31° con Pasqualini che in area tira centralmente. Al 32° buona progressione di Martedì e palla a Ricci che chiama Morelli al salvataggio. Il portiere aragonese però poi è costretto a uscire dal campo per via del precedente infortunio lasciando il posto a Selva. Per il portiere dei biancorossi controlli in ospedale a Iesi per motivi precauzionali. Al 38° occasione per gli ospiti con David che salva con i pugni dopo una conclusione di Leonetti prima del vantaggio marchigiano che arriva al 39° quando Pierandrei se ne va sul filo del fuorigioco, entra in area, evita Selva e poi a porta vuota mette il pallone in rete per l'1-0. La squadra abruzzese accusa il colpo e rischia di subire il 2-0 al 43° quando ancora Pierandrei di testa manda il pallone a stamparsi sulla traversa. Gol mancato, gol subito visto che al 45° è Giampaolo di testa con uno stacco imperioso a ristabilire la parità con cui si chiude il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. La seconda frazione di gioco vede al 12° gli ospiti pericolosi con Stivaletta che manca di pochissimo il bersaglio grosso. In campo regna un sostanziale equilibrio che potrebbe però rompersi al 20° quando Ricci in area si divora a 2 passi da Selva. Il gol del 2-1. Diluvio sul terreno di gioco con il campo sempre più allentato. Al 22° si rivede intanto la squadra di Fabio Montani con Molinari che in area mette però a lato. Al 25° arriva il secondo cambio ospite con Napolano che prende il posto di Giampaolo. Poco dopo arriva anche il turno di Sciba per Fiore. Poi arriva il 29° con l'Eurogol di Palestini che da oltre 40 metri con il portiere David fuori dai pali realizza una rete incredibile che permette alla Vastese di mettere la freccia e di portarsi sul 2-1. Grande e giustificata l'esultanza a ridosso della panchina abruzzese. La Iesina non ci sta e al 33° si rivede con Ricci che calcia addosso a Selva. Preme la formazione di casa, pericolosa anche al 36° con Capone che mezza rovesciata spedisce la sfera al lato. Al 40° però arriva il tris con il neoentrato Sciba che con una conclusione a giro mette la palla per la terza volta alle spalle del portiere di casa David. Vittoria in ghiaccio per la Vastese con il primo brindisi del torneo e un nuovo campionato che ora attende i ragazzi del presidente Bolami che mercoledì torneranno all'Aragona nel turno infrasettimanale per affrontare la Recanatese. Esordio migliore sulla panchina della Vastese non poteva proprio esserci oggi per Fabio Montani. Questo 3-1 a Iesi è un risultato importante, possiamo dire che da oggi inizia un nuovo campionato per la sua squadra. Sì, in effetti come concetto, come metafora, con i ragazzi appena sono arrivato martedì ho detto di tirare una linea ovviamente col passato, per me e per noi insieme iniziava una nuova avventura, era come se fosse la prima domenica. E come ho già detto ai tuoi colleghi prima qui in sala stampa, il ringraziamento va a loro perché oggi io ci ho messo ben poco, con 5 giorni che sto con loro, hanno sfoderato una prestazione assolutamente superlativa per quanto riguarda l'atteggiamento, lo spirito di squadra, quello che io ho chiesto loro, perché in questo momento dove c'era un po' di scoramento, l'ambiente era veramente giù di morale, lo spogliatoio martedì era pesantissimo, ho cercato di gestire questa situazione e ho chiesto loro questo. In questa tempesta veramente un campo invernale con una squadra veramente agguerrita, recuperarla è veramente un grandissimo applauso a questi ragazzi. Avete rischiato sull'1-0 di subire il 2-0 con la traversa colpita da Pierandrei, sull'1-1 avete rischiato qualche minuto prima del 2-1 di prendere gol con Ricci che davanti a Selva ha sparato sopra la traversa, poi c'è stata questa reazione, avete stretto i denti e nel finale è arrivata anche la terza rete di Sciba.
sono d'accordissimo con te. Infatti credo, come ho già detto prima, che il risultato sia un po' troppo largo, visto quello in campo. Ritengo meritato, perché la squadra ha messo in campo veramente tutto e ha stretto i denti quando c'era da stringere, ha fatto male quando c'era da far male. Non era semplice, c'è stata qualche occasione dove ovviamente la Jesina spingeva tanto, abbiamo dovuto un attimino abbassarci, però ritengo che ci sta tutta la vittoria. Che squadra ha trovato Fabio Montani? Che organico ha trovato? Tanti grossi nomi, giocatori che hanno giocato anche in categoria superiore, ma ci sarà da fare qualcosa poi nel mercato per armonizzare meglio questo organico? Allora, io sono arrivato martedì, ho parlato con la società lunedì e la squadra non l'ho costruita io, se l'è costruita un collega, quindi ovviamente ho detto loro che volevo toccare con mano e capire. Mi sono preso un tempo da qui fino al 15 di novembre, 15 giorni prima del mercato, che il primo si apre dicembre, per capire quello che ci serve, come intendo io giocare, se ci sono giocatori funzionali al mio modo di pensare. La società è d'accordissimo, sicuramente, come hai detto tu, ci sono giocatori importanti che hanno un curriculum e hanno veramente della qualità importante, però adesso sono appena arrivato, quindi sono 5 giorni, io sinceramente in questa vittoria ci ho messo poco e niente, è tutta roba dei ragazzi, sono sicuro che troverò la chiave giusta, capirò quello che c'è da fare. Adesso abbiamo un trittico che ti fa lavorare poco, perché mercoledì siamo di nuovo in campo, però non fa niente, questa vittoria è dedicata ai tifosi, è dedicata alla società e ai ragazzi, perché veramente martedì c'era una situazione pesante. Mi auguro che possa essere di buon auspicio e di autostima per tutti. A proposito di mercoledì, arriva la Recanatese all'Aragona, l'obiettivo, dopo aver ottenuto la prima vittoria della stagione, brindare anche al primo successo casalingo. Adesso andiamoci piano, fammi godere questa vittoria in santa pace, dormiamo stasera. E c'era ovviamente una persona del mio staff a guardare la partita, la Recanatese. Da domani penseremo a Recanatese, ovviamente vogliamo far bene, perché in casa di fronte ai nostri tifosi, però adesso aspettiamo un po'.